restarti solo un quarto di riserva. Vuoi risalire? No, ce la farò. Può essere. Se non lo trovi subito, devi risalire. Lo troverò. D'accordo. Bentornati ragazzi qui su Game Legacy. Io sono Negromante e siamo tornati su Uncharted 4, non mi veniva il nome. Allora, siamo qui sott'acqua che stiamo evidentemente cercando qualcosa. La giacca? Cos'è? Niente rosso, il colore è quello. Se è quel punto non c'è, guarda che la tiro. Ehi, cosa borbò? Scusa, sembrava un pezzo da vedere. Non può essere una tinta. Musica per le mie orecchie, Dre, che continua. Eccolo. L'ho trovato. Bene, com'è messo? Non è il coso, ma niente, però. È un container. Gli assi sono in buono stato. Potremmo utilizzarli per sollevare il caricato. Ottima idea. Che cosa abbiamo qui? Bene, riesco a vedere il carico. Parte delle casse è qui. Puoi essere più preciso? Dovrò prima entrare. Aspetta. Ok. Opla. Entriamo e vediamo se c'è tutto. Non so neanche che cosa sia, però. Ok, va bene. Dai, Nathan. Opla. Buongiorno ragazzi. Ok, sono dentro. Bene. Parte è proprio. Ok, secondo il mio calcolo mancano due casse. Devo recuperarle. Aspetta, che dici di risalire e prendere una bombola carica? Una cassa deve essere nel barile. Ne ho trovata una. È incastrata sotto il rimorchio. Facciamo così. Occupati prima dell'altra cassa, poi solleveremo noi il rimorchio. Vedi, è per questo che sei strapagato. Già. Eccone una. Bene, ti manca una. Fissala nel rimorchio, siamo vicino a te. Bene, a tra poco. Eccola qua. Bene. Tempismo perfetto. Siamo sopra di te e la crosta scendendo. Ok, ne mancano due. Una è qui e l'altra non so dov'è. Stiamo scendendo. Ok, in posizione. Aggancia il rimorchio. Vediamo di sollevarlo. Forse sono tutte e due sotto, adesso vediamo. Scusate se sto zitto, ma gioco, ragazzi, gioco, mi piace. Ed è anche bello da vedere, quindi. Anche da sentire tutti i suoni. Come lo. Ok. Ok, il rimorchio è pronto. Perfetto, allontanati, lo solleviamo. Quando volete. E adesso ci siamo. Ok, è sufficiente? Sì, è abbastanza. Fatemelo cadere adesso.
l'altra cassa è fissa insieme alle altre. Ne manca comunque una. Erano due o tre, me lo sono scordato. Ah no, erano due, ok, a posto. Bella l'acqua. Guarda che splendore. Fatta bene, cioè, per una volta. Ora che sono uscito dal fiume. Sarò di pesce per una settimana. Ok. Stiamo arrivando, resisti. Era un fiume. Sono pronto. Ma ragazzi. Siamo ancora in America, non ne ho la minima idea. Mazza se sono più vecchio, veramente. Bentornato, Drake! Sì, è bello tornare. Lancia l'attrezzatura. Arriva. Grazie. Bambole leggera come una piuma. Cerco di agevolarti il lavoro. Amico mio. Come va? Secondo te? Stai bene? In perfetta forma. Ti stai mettendo tutti in cattiva luce. Mi sto mettendo in buona luce. James, il mio eroe. Andiamo, vediamo chi hai preso. Ehi, la prossima volta lascia andare avanti qualcun altro. Meriti una pausa? No, no, grazie. Riesco a stare a modo. Ad ogni modo, c'è tempo prima della prossima edizione. C'è il lavoro di giovedì? Mm-hmm. No, andiamo, no. E chi lo fa per meno? Non ci credo. La concorrenza è agguerrita. Grazie. Sì, certo. Grazie. Wow. Guarda un po'. Abbiamo del rame. Non hai idea di quanto valga questa roba. Il cliente ce lo pagherà a peso d'oro. Il rame vale un casino, eh. Farne dei centesimi. Dai, andiamo a festeggiare. Offro il primo giro. Venire a bere con voi? No, 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 non ho più il fisico. Se non ti spiace, sbrigo le scartoffie e poi crollo sul divano. Un'altra volta? Ok, come vuoi. Ehi, bel lavoro oggi. Grazie. Lui non è abituato a rubare rame. Ruba roba in oro. Roba antica fatta per roba figa, insomma. Capito, no? Ehi, hey, hey, Nate. Nate, aspetta. Ehi, hey, che ci fai qui? Ho un regalo per te. Un regalo? Che cos'è? Ho avuto una soffiata su quel relitto sommerso in Malesia. Oh, no. La nave è intatta. Sì. Basta solo prendere il carico. Sei un tipo tenace, devo ammetterlo. E
Ci hanno anche dato i soldi per l'equipaggiamento. È tutto pronto. Tranne il mio uomo migliore. L'unico a cui affiderei questo incarico è diventato un coniglio. Primo, i conigli sono creature adorabili. Secondo, il contatto. Hai permessi? No, non hai permessi. Ah. Senti, nessuno otterrà quei permessi. Certo che ma no. Nate, non capisci che gioca a nostro favore? Niente permessi, niente concorrenza. La nave è nostra. Niente permessi, niente partenza. Nate. Non eri un ladro una volta. I soldi della pensione. Abbastanza per entrambi. Non so come la vedi tu, ma non ho intenzione di recuperare rottami fino a 60 anni. Tu sei... Meglio della galera. Senti, io mi tiro. E dovresti farlo anche tu. Ok, ma tienili tu. Fallo per me, dai. Guarda che non cambierò idea. Ti chiedo di dormirci su, va bene? Saluta Carla e i ragazzi da parte. Ok. Senza impegno, Nate. Ma pensaci su. Studiato da bravo scolaretto. L'area di ricerca sarebbe la scoperta del secolo. Figlio di puttana. No, no, non si può. Tu finirai in mezzo agli altri. Non mi dire che ce ne sono tipo 20.000 così. Mizzica, ma che cavolo di posto vivo? Una vita normale. Ma Drake, come cavolo ti sei ridotto? Ma veramente? Ma fa schifo, veramente? Cioè, non è possibile.